Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Star Wars Jedi Survivor. Proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla nostra destinazione. Dobbiamo salvare Zeta. Abbiamo sbloccato un'altra via, in un certo senso, usando la forza. Però io dove devo andare adesso? Aspetta. Oh, ma questo è un ascensore. Oh. Ma no, noi prima eravamo sopra, effettivamente. Ma... ci stiamo allontanando così. Ma che sia... Ah, ho capito forse che ascensore è. Un attimo. Mo sbuchiamo all'inizio qua, eh. Mi sa... Nucleo. Sì, questi hanno trovato sta nave, l'hanno un po' riconvertita, perlomeno i droidi, al loro servizio, quindi mo hanno un esercito. Eh sì, aspetta. Sì, aspetta, do un'occhiata, ma ho capito. Ah. Prendiamolo intanto. Ok, salute massima aumentata, che è sempre un bene. Sì, qua c'era una barriera bianca. Poi... No, volevo vedere, vabbè, dall'altra parte, ma ho capito, sì, tanto sarei risalito. Sarebbe bene la musichina dell'ascensore, qui la classica, quella classica che si sente su internet. bella lunga, eh. Però c'ho adesso dove scendere, perché non vorrei farlo ripartire di nuovo. Perché ci sono. Aspetta. Ok. Ma se io tipo voglio vedere, scusa, di qua, poi... vedi, lì c'è qualcosa. Poi risago e scendo di nuovo. Che cavolo, però. Potevano farlo attivabile, magari. Vediamo. No. Aspetta, che ho sbagliato il tasto. Da qui? Ma cos'è quella roba? Anche qui, vedi, c'è... Ah no, ma qui c'è il vetro, però. Aspetta, siccome magari... andiamo di qua. Se mo rimetto piede lì, quello va giù. Devo vedere dall'altra parte. Ma prima... guardiamo qui. Dagan potrebbe essere ovunque. Pronto, BD? Se tu sei pronto, lo sono anch'io. Ma qui ci sono... Qui si è visto un bagliore strano. Capsule di salvataggio. Gusci di salvataggio. Potrebbero tornarci utili. Scoppierà tutto? Ma chi lo sa. Le torri in cima alla parte centrale della Lucre Hulk servivano principalmente per le comunicazioni, la direzione e il controllo della nave. Per questo è disponibile una suite esclusiva con gusci di salvataggio per l'alto comando nel caso di una partenza rapida. E dai, perché mi viene da premere prima triangolo? Zeta! L'abbiamo trovata? Dov'è? L'ha vista prima di vederla noi, cioè. Fumò trappola. D'accordo, Zeta. Cioè. Ti porto via da qui. Sbrigati, Cal! Vuole riprogrammarmi! Quel droide è mio! L'ho detto io. Temo di dovermi salvare da sola. Così sei sopravvissuto a Ravis. Come? Come al solito. Hai ucciso i tuoi compagni Jedi. Ho abbattuto coloro che si sono opposti a me.
Vattene o farai la stessa fine. Anche se credi che il consiglio ti abbia tradito, erano comunque la tua famiglia. Che arroganza. Tu presumi di sapere ciò che mi motiva. Ciò che vedo è che la tua ossessione per Tanalor ti ha accecato. Comunque sia andata, non puoi cambiare il passato. Lo dico per esperienza. Forse hai ragione. Il passato è una catena. Devo spezzarla del tutto! Il modulo è mio! Il droide è mio! Tanalor è mio! La padrona Kree doveva lasciarti marcire in quella vasca! Libertà! Scontro. Resisti, Zeta! Il piano era questo. Doppia. Anch'io. Nessuna piega. Aia. Davvero? Fa male? Paura, eh? Immagino abbastanza. Aiutami, BD. Ha più vita della prima volta. Adesso! Madonna, sta spadina che vola, eh! Non credo proprio! Non farlo mai più! So! Aia! Però adesso ho... Ah no, beh, è qui vicino. Sì. Cos'è? Ah, adesso è come proprio un nemico. Da quando si è risvegliato nella foresta, da Ganghera vede riaccendersi il suo obiettivo e ora desidera ardentemente tornare su Tanalor. Guarito da anni di sedazione, all'interno della vasca di Bacta porta con sé tutta l'abilità di uno dei migliori guerrieri dell'ordine. Sì, ma l'ha rinchiuso Santari Kree nella vasca di Bacta, ma allora... E dai, ancora, vabbè... Ok, eccomi, lui pazientemente mi aspetta. Divertente. Aia. Devo aspettare, ma... Perdi colpi. Aiutami. E ancora, e basta con questi attacchi non parabili. Debole, come osi? Sei debole. Vedi, uno stem qui. Un aiutino. Ridicolo. Patetico. Mi fai pena. Mai. Tanalor è solo mio e abbatterò chiunque tenti di strapparmelo. Mi fai perdere tempo. Ti spezzerò. Aiuto! Percepisco la tua paura. Dovrai impegnarti di più. Amico, aiuto! No.
BD, uno stealth qui! Dannato! Divertente! Ancora in piedi, eh? Non credo proprio. Facciamo la finta! Non più, allora mi sa che... Ridicolo! Sì, peccato perché non stavamo andando male. Non puoi durare. Soffri. Mi fai perdere tempo. Ridicolo. Completiamo l'opera. Fallirai. Paura, eh? Vuoi ancora combattere? Dovrai impegnarti di più. Debole. Come osi. Allora è solo uno e abbatterò chiunque tenti di strapparmelo. Cavi! Fa male? Non farlo mai più! Passa qua, amico! Steve, ora! Ancora in piedi, eh? Sciocco! Mi fai perdere tempo! Paura, eh? Mi fai pena. Da questa parte, amico. Sei debole. Serve uno steam. Nessuna pietà. Come osi. Sta imparando qualcosa. Non puoi durare. Dammene uno. Facciamo la finta. Debole. Casa. Ridicolo. Alito di Bacta. Oh, suppongo sia il tizio di cui parlavi. Già, amichevole come sempre. Mi hai già ostacolato abbastanza. Ha ha ha!
Non pensare di cavartela così. Grazie. Due guerrieri all'apice della potenza uniti da un vincolo fraterno. Nasce una nuova leggenda. Zeta. Ci penso io. Vediamoci lassù. E ancora una volta se n'è andato quello lì. Ossessione. Il Jedi caduto affronta Kale Bode sulla Lucrea. Beh, Bode è arrivato all'ultimo, però ci ha salvato. Sulle tracce dell'ultima bussola rimasta, Dagan è ossessionato dalla volontà di tornare su Tano. Si vede che è ossessionato. La liberazione di Zeta. Ah beh, riassunto, ok. Salute massima aumentata, va bene. Vabbè, scusa, non pensavo di non arrivarci, ok. Dai, Zeta, andiamo. Forse è una buona idea. Dagangea è davvero folle. Non fa che parlare di una qualche bussola. La tua padrona le ha create per attraversare l'abisso. Non ne avevo mai sentito parlare prima. Ha cancellato quelle informazioni dalla tua memoria. Allora si spiega tutto. Dagan è convinto che lei gli abbia lasciato una bussola. Speriamo. Dagan ha mandato Ravis a controllare un altro meccanismo sulla Luna. Forse sarà lì. Torniamo sulla Luna? Bene. Oh, padrona Kree, perché mi hai mandato a liberare quel traditore? Le persone sono complicate. Forse pensava che l'ordine si fosse sbagliato. Magari potessimo chiederglielo. Andiamocene da questo luogo orrendo. Mm-hmm. È l'uscita più sicura. Ne sei certo? No. D'accordo. Ti vedo turbato. Io andrò con lui. A bordo, Zeta. Ci vediamo all'avamposto. Sì, arrivo subito. Odio queste cose. Lo sapevo. Cos'è? Un po' claustrofobico, non so. Ha avuto un trauma di cui non mi ricordo più. Ricordami di non farlo mai più. Dagan okay. Deve aver mandato Ravis a prendere la bussola. Forse il meccanismo della foresta attiva qualcosa sulla Luna. La svolta. Mentre Kala affronta Dagan Gera, Zeta riesce a liberarsi. Dopo la battaglia si rende conto che Santari Kree è andata contro i desideri del Consiglio dei Jedi e si chiede per quale motivo la sua padrona abbia risparmiato Dagan Gera. È un'ipotesi, ma se Ravis è diretto in quel posto, dobbiamo andarci anche noi. Dove siamo? Ah, siamo tornati qui dove c'è la... magari adesso, potendo sollevare le cose, dobbiamo andare... Beh, tornare alla Mantia, andare sulla Luna, sì, ok. A vedere... qui ok,
E tra l'altro qua posso meditare. Devo concentrarmi. Ok. Sì, ma di qua. Vedi, una via nuova. Forse dove dobbiamo andare lì in alto. Non so, vediamo. Per aiutare. Oh no, mancato. Porca. Aspetta, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Ma no, inverti. Oh, era giusto. Ok. Op. Op. Oh, ma qua. Qua c'è solo palude. Dai. Dai. Poco, pochino, pochino, pochino. No, dai, mancava un soffio. Scusa, ma perché fai andare di qua? Se non possiamo. Troppo. Troppo e non ci arriviamo, facciamo in tempo qua. E dai. Oh. Guarda, facciamo così. Guarda, prima di forse troppo prima. Sempre dritto, sempre dritto, sempre dritto. Dai. Oh. Qui c'è una porta, ma l'abbiamo Questo cos'è? Ok, l'abbiamo ripreso, sì. Ah, qui forse c'è una camera. Benvenuti, Jedi. Eh sì. Camera della... L'immobilità porta calma. È terreno fertile per la saggezza. Eppure la galassia è raramente statica. Il movimento, tuttavia, può portare chiarezza. La verità scorre come un fiume, aggirando qualsiasi ostacolo. Ci arrivo. No. Qui serve una di quelle sfere, ma non dirmi che... Ah no, ok, percorso accessibile. Non la vedo io, dov'è? Ah, qui. Ah, eccola. Adesso con questo raggio. Aspetta. Così, vediamo. Andiamo per terra. Fino qua. Vediamo. Vedi che rimane. Rimane sulla mappa. Per quello l'altra volta mi aveva un po' confuso. Ma come? Dovremmo trovare un'altra strada. C'è. Lì si può... Ah, forse si può andare qua. Sì.
Non ci arrivo. Però ci arrivo. Forse arrivo. Aspetta. Arrivo qua. Non so però cosa. Ah, forse. Aspetta, forse per fare così, guarda. Sbagliato. Così. Ecco. No. Ho aperto di lì. Qua apriamo. Ok. Allora adesso prendo la sfera, la metto qui. Perché c'ho? Devo liberare quel affare lì. Ah, forse... no, ma lì c'è l'acqua... Questa mi sa che serve lì, però... Vuoi dire che forse me lo devo portare fino su? Aspetta, farò una roba del genere, vediamo. Così. No, vedi che non va qui. Non va qui. Come? Ah, sì. Sì, ce l'ho fatta. Sì, così. Ce lo portiamo fino su. Così. Poi fermo. No. Poi. Così. Esatto. Così. Ecco perché serve il ponte. No, attenzione. Ok, preso. Aspetta. Ok. Però c'è un, rimane una cosa fuori. E poi vediamo. Rimane fuori. Forse qui in basso. Fa vedere. Ecco qui. Qui c'è una cassa. Ah, forse ho capito come devo fare. Aspetta. Guarda,
vado. Aspetta, vado su. Ok, così. Ok, ce lo portiamo in giro. No, sono mosso. Ok. Così, 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 così. Così. Vai fino in basso. Occhio all'acqua. Dai, ci arrivi? Sì. Persistenza, va bene. Ok. Sì, carino, carine, ma le camere carine finora. Nulla di troppo complicato, ma va bene. Ok. Ma quindi se qua era per la camera, fa vedere. Perché non so se arrivo più avanti, però vediamo. Cioè, sì. Ah, forse sì, forse sì, guarda. Così. Dai, aspetta, aspetta, non è corretta l'ultima parola. E infatti. Non va. Però lì rampino, rampino, aspetta. Ok. Ok, ma di qua ascensore. Sì, chissà dove porta, aspetta. È troppo. Ma dai, poi non funziona. Perché non posso sollevare? Vediamo se riusciamo a salvarci. Vediamo, manca poco. No. Allora. Cioè, mi sa, sbagli di... Ok. Ho un eco. Cos'è? Filiamocela da qui! Ah, abominevole Boglin. Ma lui? Ah, non è più interagibile. Ah no, ma sarà un po' sporco, dai. Acqua. Vedere. Ah, ma era... il terrore della palude, sono in due. Vabbè. Aspetta però, perché la... Allora, fammi vedere un attimo in alto. No, sono tornato... sono tornato qui. Di là. Aspetta. E... vai, 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 vai. Un attimo, prima di andare di là, fammi vedere di qua allora. Magari apriamo, boh, una scorciatoia. Lì c'è qualcosa.
percorso. Ah, va un percorso. Aspetta, che ci fa sbucare. In un luogo già visitato. Ah, spero sia sempre su, dai. Ah, all'inizio, ok, sì, dove... Ehi là! Ehi là! Dove si è schiantata la mantide? Qua c'abbiamo un pescatore, aspetta. Fermati, aspetta, fermati! Dov'è? Sei ragazzo, rispondi al vecchio scufo. Ti sembro un pescatore tipo? Non so cosa intendi. Il mio aspetto, ragazzo, ti smuove qualcosa dentro? Ti mette voglia di salpare all'istante? No. Non l'avevo notato. Spero che il tritone apprezzi di più il mio aspetto. Dovrò ricorrere a tutto il mio fascino marinaresco per catturarne uno. Ok. Ci ha dato, mi sa, un pesce. Ah, questa rimane aperta. No, in realtà no. Ah sì, ci mette un po'. Ci mette un po' a darci il pesce. Tettone con collare. Ok. E qua, aspetta, dovrebbe essere, c'è un punto aperto, vediamo, ecco, opla, ok. Persistenza, interruttore, però qua è bloccato, ti pareva. È bloccato. E però mo per uscire da qui. Ah, forse di qua, guarda. Ok. Ok, quindi è un po' scomodo però raggiungere questo boss opzionale. Anzi, poi sono in due. Possibile che non c'è... Ah, va, difendono uno Steam. Quindi ok, sì, certo che ne vale la pena. Però una strada... Aspetta, più... Una scorciatoia, non c'è? Non c'è? Sembra di no. Aspetta, va. Aia. Dammi uno stimo. Ma... Oddio, sono caduto. No, sono caduto. Qui, amico. Dai. Da... Sì, vabbè, dai. Oh, oh. Sono salvati, sì, però. Da questa parte, amico. Il boss qual è? Forse uno. Oh, ok, ok. Dammi una mano, va. Vai, vai. Aia. Ti stanno dando la caccia. Oh, non si distrae. Cioè, c'è la. Cioè, nonostante lo attacchi l'altro. Nonostante lo attacchi l'altro non si distrae un secondo. Però fine è un po' scomodo, dai, in questo caso. Forse ci hanno abituato troppo bene, però. Dico una scorciatoia, però una via un po' più. Adesso qui, ora che vado di lì. Poi vado su.
Poi tiro su questi. Cioè. Ok. Ok, siamo arrivati. Va bene. Forse fare un attacco alla volta in effetti qui. Proviamo, ma non è detto. Oh, tu combatti al mio fianco. Ma perché dura così poco? Scusa. No. Ah, finalmente. Madonna. Che onda d'urto ha. Aiuto, BD. Per questo mi sa che conviene farlo fuori e basta. Ma no, sto calcio, non so chi cavolo l'ha inventato, dà un fastidio. E dai. Aspetta. No. Pensavo che mi avevo ucciso. BD! Dammi una mano! Vabbè. Se era da solo era decisamente meglio, ma sono in due. Sono tuo alleato. Combatti con me. Basta qua, amico. BD. Difendi. BD, Steam. Thank you.
Alleluia. Alleluia, veramente, non ne potevo più di sti due. Mamma mia, è stata sofferta sta lotta, ma veramente. Prima di tutto ci ho messo un po' a capire che effettivamente uno dei due poteva essere controllato e non il boss, e quindi controllando l'altro si poteva approfittarne, tanto che era di spalle. Ma poi con l'altro, invece col boss, bisognava avere davvero tanta pazienza ad aspettare il momento giusto. Mamma mia. Per uno steam in più, che per carità va bene, però insomma adesso ne abbiamo 9 anziché 8, vabbè. Quindi qua è finito. Sì, ah sì, poi per motivi tutti suoi ho dovuto sono dovuto poi andare fino qui, che è l'altro punto di meditazione più vicino, per praticamente caricare da lì, cioè ripartire da lì in caso di morte, perché non so che cavolo ha sto punto di meditazione, creava problemi al gioco, almeno nel mio caso, o caricava all'infinito, no, crashato mai, anche se in realtà in altre due occasioni il gioco è crashato, e a me su PS5 non mi era mai successo che un gioco crashasse, magari poi in realtà è più comune di quel che è, però nel mio caso assolutamente no, su PC sì. Succedeva o succede comunque ogni tanto che magari il gioco crashi senza motivo, ma su PS5 non mi è mai successo, invece adesso per la prima volta con questo titolo sì, ma appunto non mi caricava più praticamente la rinascita, non so perché da questo punto. Allora ho deciso di cambiare punto di meditazione. Qua noi però avevamo una voce, ma aiuta Zig nella palude. È stata vista per l'ultima volta mentre si dirigeva verso la palude. Qualunque cosa abbia in mente, forse avrà bisogno di aiuto. Ma se non ricordo male, parlava di un'altura, forse, o di un pinnacolo. Adesso non mi ricordo, però. Potrei ritornare, no, a parte che per ritornare lì, vabbè, comunque qua abbiamo fatto, e meno male direi. Alla fine poi lo stile doppia lama, insomma, si è rivelato importante, insomma, necessario, allora, perché comunque è quello con cui mi trovo meglio. Ok. No, qui, ah beh, qui possiamo usare forse questo per tornare un attimo indietro, vediamo. Vediamo, Ah, proprio ma questo arriva fino qua, scusate. Aspetta. Ok. Ok. No, diamo un attimo un'occhiata, ma... però magari medito comunque. Devo concentrarmi. Qui. Ok. E riposiamo. Ok. Ah, poi come beneficio alla fine ho messo quello che pensavo di non mettere, ma... Cos'è? Precisione, che diminuisce ancora di più il tempismo per la parata, però infliggiamo più danni, insomma, alla postura. Ok. Proseguiamo. Ah, vedi, ecco, là c'è qualcosa forse, però... Oh, la zona comunque è questa. Però lì è dove sono... Fa vedere. Vieni, BD. Ah, vedi, qui c'è qualcosa. Sembra proprio un datapad, o ciò che ne rimane. Avanti, andiamo a dirglielo. Ah, qui forse bisognava venire. Vediamo. Ok. Che poi Zig non era qua.
E infatti, quindi non è dispersa, però. Ne riparleremo. Ma di che? Brutte notizie, Winnie. Il datapad era irreparabile. Ecco, sì. Oh, le mie creazioni sono perdute per sempre. Scusa, Winnie. Forse riuscirò a recuperare qualcosa all'avamposto. Grazie ancora. Non c'è di che. Vabbè, fatto nulla di che. Designer di interni che ha abbandonato il fascino, lo sfarzo di Coruscant, Winnie è sempre pronta a sfruttare le proprie capacità per abbellire l'ambiente circostante. Quindi sì, per completare questa voce era necessaria, cioè il sollevamento della forza praticamente. Allora, bisogna fare così. Allora, torniamo al punto di meditazione. E dov'è che dovevamo andare? Aspetta, fammi vedere. Perché per me è passato qualche giorno rispetto alla parte precedente di questo episodio. Quindi non mi ricordo. Ah, ecco qua. Ah, già, bisogna andare sulla luna, è vero, sulla luna. Ma qui c'era qualcuno con cui parlare al saloon, forse. Boh, mi segna qualcosa, ma... Vabbè, fammi tornare un attimo qui. Andiamo. Io sì, comunque proseguirei con la trama principale e andrei avanti, direi così. Deviamo magari ogni tanto dal percorso, ma non ho neanche voglia di tornare indietro per vedere nuove vie. Fa vedere la mappa, magari la mappa si capisce, non so, tra l'altro qui c'è... Ah, parla con Winnie e Zig al Pailun e questo... Ah, quello era per le taglie, allora qua, aspetta, fa vedere... Dov'è? Vieni pure, prendi posto al bancone! No... Dove sono quelle due, scusa, Quale pietra? Quale pietra? Ah, ma sono su, ok... La pietra. Un po' d'acqua. Eccole qui. Fatto prima di me. Ehi là. Sono felice di vederti di nuovo qui. Come te la passi al Pailun? Trovo che abbia un'incantevole aria derelitta. Se fossimo su Coruscant, potresti quadruplicare i prezzi e avere ancora la fila all'ingresso. Novità sul datapad? Ho chiesto a Doma, ci sta lavorando. Grazie ancora per l'aiuto, Cal. Non c'è di che. Ah, ok, voce completata, va bene. Era l'unica, no? A parte le taglie, ok, ma... sì. Ah, parliamo con lei, aspetta un attimo. Ci dà delle taglie lei, forse? Fammi vedere. Eccoti qua. Ho un primo bersaglio per te. Ah, vedi. Un Axion che si fa chiamare Kip Ostar è stato visto nei pressi della gola aspra. È abile nel cogliere le prede alla sprovvista, perciò occhio. Grazie per la dritta. Ringraziami quando avrai la sua olotaglia. Ah, vedi. Ah, quindi lei c'aveva una missione, non l'avevo capito. Gola aspra. Aspetta. E dov'è? Aspetta un attimo. Ah, qua. Ma qua noi mi sa che non ci siamo stati. Non ne sono sicuro. Ne sono sicuro, ma vabbè, adesso in questo momento io... Guarda. Ah no, dovevo uscire, ma si esce anche di qua, dai. Forse lo vedo meglio da qui, fammi vedere. Fammi vedere, se faccio viaggio rapido... Ah, ma no, ma guarda, c'è un punto... Sì, avevamo già visto, allora. Allora, aspetta, qua. Diga in rovina. Andiamo a vedere.
Spero non sia troppo fastidioso. Diga in rovina. Ah, dall'altra parte forse. Cioè qua. Qua c'è un coso. Noi lo salutiamo. Qui non c'è niente. No. Ma forse è... Ah, c'è un... Ah no, era su di là forse, aspetta. Sì. Ah, a meno che sia lui, forse è lui. Non so, lui è nuovo, ma no, non è segnato come boss, quindi... Probabilmente. Ciao. Ok. Dai, fatemi vedere un attimo. No, non mi seguire la mappa in pace. Ok, niente, qua si creano mine. Ah, questo... si attivava. Vabbè, qua c'è lui. Vabbè, sinceramente non ho voglia di smadonnare troppo. Toh. Figurati se è morto. Ma... Ah, per un attimo si è attirato. Perché non vai giù? Perché non vai giù, ma hai detto che non sei a... Vedi, è fatto apposta. BD! Io non c'ho... Vabbè, possiamo fare così, guarda. No. Dai, un'altra. Dai. Un'altra. Liquidiamolo in fretta. Io ho altro da fare. Sono impegnato. Tra l'altro la forza non mi si consuma, tra l'altro. No. Ok, posso? Un attimo, grazie. Non posso chiamare l'ascensore da qui. No, allora su forse non avevamo visto. No, vedi, era bloccato. Ma sarà dentro, forse. Proviamo ad andare più avanti. O è su, dove c'è quell'ascensore lì, oppure è più avanti di qua. Non mi ha preso. Dai, vieni su. Vieni su. Vieni su. Ma che c'è anche la mina. Beh, ma posso... C'è la mina, però. Aspetta. Ma non si consuma. Ah, ma allora dai, aspetta, lo risolviamo subito. Vieni qua. Vieni qua. Non è onorevole, ma non mi interessa. Sinceramente. No, vieni più vicino. Ok. Ok, a posto. Scansiona. E uno lo taglia. Diamola a Cage. Ok. Ah, porca. Ma lasciami stare, mina. Ok. Vabbè. Niente, io direi di andare sulla Mantis. Anche perché con le rotaglie non mi pare ci fosse qualcosa. Meno che non è segnato. A vedere. No, vedi che non è segnato.
Torniamo. Dov'è? Mantis. Qua, facciamo prima così. Ok. Perfetto, io direi di tornare sulla luna allora.